Palmanova è una città-fortezza con poco più di 5.000 abitanti, fondata dalla Repubblica di Venezia nel 1593. È uno dei pochi esempi di città con una pianta a forma di stella, ma le sue nove punte, l'ordinata e geometrica disposizione delle vie interne, la grande piazza esagonale al centro, e anche la sua storia hanno fatto sì che nel 2017 diventasse patrimonio dell'umanità UNESCO. La Repubblica di Venezia costruì questa città per creare un argine alle invasioni ottomane. Fu parte della Serenissima per più di 200 anni, fino a quando, nel 1797, Napoleone Bonaparte la conquistò. Dopo il ritiro delle truppe francesi, nel 1814 passò sotto il dominio austriaco e nel 1866, con il plebiscito del Veneto, fu annessa al Regno d'Italia. Oggi una cittadina tranquilla, ideale per una passeggiata in centro o attorno alle sue mura. Qui ci sono tre percorsi possibili: l'anello basso del fossato, l'anello alto dei rivellini e l'anello misto panoramico. C'è infine un percorso mountain bike che ha una lunghezza di circa 12 km. Caratteristiche e imponenti sono le tre porte di accesso: Porta Udine, Porta Cividale e Porta Aquileia. Tra loro sono disposte a 120 gradi e puntano dritte al centro della grande piazza esagonale. La visita della città si fa tranquillamente a piedi. Chi arriva dall'autostrada, infatti, può parcheggiare in prossimità di Porta Aquileia e iniziare la sua visita dal belvedere Parco dell'Aviatore e dalla vicina polveriera Foscarini, costruita da Napoleone Bonaparte. Proseguendo nella parte occidentale della città, si arriva poi alla chiesetta di San Francesco. Continuando verso nord, si raggiunge Porta Udine, che è caratterizzata dall'adiacente acquedotto veneziano, progettato per portare l'acqua in città. Esso è alimentato dalla Roggia di Palma, che in massima parte confluisce poi nel fossato della fortezza. Il Da Porta Udine, proseguendo verso est, si può raggiungere il Museo della Grande Guerra, che si trova in corrispondenza di Porta Cividale, la terza e ultima porta di accesso alla città. Attraversando il parcheggio, a fianco di Porta Cividale, si arriva alla polveriera napoleonica Garzoni. Riprendendo la strada di Porta Cividale verso il centro della città, si arriva in Piazza Grande.
Essa è di forma esagonale con al centro il monumento in pietra d'Istria che sorregge l'alto stendardo con la bandiera italiana. Questa piazza, molto grande e molto bella, è il cuore pulsante della città. Qui si svolgono gli eventi e le mostre più importanti e nei periodi festivi ed estivi si popola di turisti e visitatori. Ai lati delle vie, che sboccano sulla piazza, ci sono 11 statue dei più importanti provveditori di Palmanova. Una di queste fiancheggia il Palazzo dei Provveditori con l'adiacente loggia della Gran Guardia. L'altro importante monumento che volge sulla piazza è il Duomo del Santissimo Redentore. Sulla sua facciata spiccano, in alto, il leone di San Marco, simbolo della Repubblica di Venezia, e sotto le statue dei santi protettori della città, il Santissimo Redentore al centro e ai lati San Marco e Santa Giustina. L'interno della chiesa presenta un coro composto dall'altare maggiore affiancato da altri due altari minori, quattro altari laterali e un organo con cantoria su un pulpito sospeso. Ben visibili sulle pareti sono una serie di quadri e di pale di grande pregio. Un risalto particolare, però, viene dato alla pala dell'Annunciazione, alla statua lignea della Madonna e all'urna di vetro con le reliquie e la statua di cera di Santa Giustina, protettrice della città. Alla fine di questa visita ci si può fermare per ristorarsi in uno dei vari bar e trattorie che operano in piazza o in prossimità della stessa.